Fratelli, sorelle, la festa dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria ha sofferto, soprattutto nel passato, qualche fraintendimento, come se Maria fosse immacolata perché preservata anzitutto da un peccato che poteva derivare da un cattivo esercizio della sessualità. Dal punto di vista di Dio le cose però non stanno propriamente così. Cosa vuol dire che Maria è l'Immacolata Concezione? Maria, dopo che era stata concepita dai suoi genitori, era un esserino piccolissimo, era poco più che un pensiero. Come quando diciamo che abbiamo un'idea, che abbiamo concepito un pensiero, come avviene in una famiglia dopo che circola la notizia che sta per nascere un bambino e tutti, genitori, nonni, cominciano a sognare, a pensare come sarà questo bambino, come lo chiameremo. Però c'è una differenza tra il nostro modo di sognare un bambino, il suo futuro, e il modo di sognare di Dio. Noi sogniamo qualcosa di bello e di grande nei confronti di qualcuno stando fuori di lui, all'esterno cioè della sua vita. Dio invece ci sogna da dentro, come abitandoci, sognandoci lui per primo, immaginando per noi il meglio, prima ancora di essere concepiti dai nostri genitori. E perché noi oggi facciamo festa guardando all'Immacolata Concezione di Maria? Perché il sogno che Dio aveva su di lei non è rimasto semplicemente un sogno, un bel desiderio, ma il suo sogno si è realizzato, il sogno di Dio in Maria si è compiuto, ha dato frutto, come diciamo nell'Ave Maria, ripetendo le parole pronunciate da Elisabetta quando ha incontrato Maria e dice a lei: "E benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù". Così, guardando a Maria Immacolata, scopriamo che anche noi siamo stati pensati, sognati, concepiti da Dio. A volte capita di commuoversi quando sappiamo di essere nei pensieri di qualcuno che ci vuole bene, che amiamo. E magari ce lo dice anche: "Ti penso, ti ho pensato, sei nei miei pensieri". È come se ci sentissimo rinascere. Essere concepiti da Dio è come rinascere, vivere davvero. Potremmo fare anche un esercizio, rileggere tutti i concepimenti umani che avvengono nel matrimonio, ma anche fuori del matrimonio, nell'orizzonte grande e immenso del sogno di Dio. Intuendo che tutte le volte che un esserino sta crescendo dentro una madre, quel fatto racchiude in sé un miracolo, un sogno, un'attesa grande da parte di Dio. Come dice anche San Paolo nella lettera agli Efesini, Dio ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci ad essere per Lui figli. Però non dobbiamo dimenticare che il progetto, il sogno di Dio si costruisce, cioè avviene concretamente dentro la storia degli uomini, con tutte le fragilità, le fatiche che questo comporta. E noi sappiamo, quando anche la nostra storia sia fatta di fughe, di conflitti, di peccati, anche contro la vita. A differenza di Maria, a partire da Adamo ed Eva, l'umanità, dobbiamo registrare il fatto che spesso abbiamo deviato rispetto al progetto di Dio. Tanto che Dio ad un certo punto, ci ricorda nel libro della Genesi, chiamò l'uomo e gli disse: "Dove sei? Ma dove sei finito?" Cioè, Dio non si mette a giudicare o a respingerci o a condannarci, ma anzitutto ci invita a pensare, come ci dicesse: "Ma cosa stai facendo? Pensa a quello che hai fatto, a quello che stai facendo. Se ti trovi in questa situazione è perché ci hai messo del tuo, ti sei dimenticato di me". Ecco, anche oggi Dio continua a ripeterci dentro Adamo: "Mia cara umanità, ma dove sei finita?" Dio davanti ai nostri peccati, alle nostre cattiverie, certo avrebbe potuto decidere di prendere le distanze, ma se le cose non sono andate per questo verso, lo dobbiamo proprio a Maria, al fatto che Dio, proprio guardando a Maria, si è fatto coraggio e ha ricominciato a sognare.
eccomi, ci ricordano i due versetti e mezzo del Vangelo di oggi. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret ad una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria ed entrando da lei disse: «Rallegrati, o piena di grazia, il Signore è con te». Ecco, Dio guarda a Maria, si innamora di lei perdutamente e torna così a sognare nei confronti di ciascuno di noi, così come farebbe un padre, una madre, anche davanti a un figlio che dovesse sbagliare. Non smetterebbero di sognare questi genitori, non smetterebbero di sperare. Ecco, guardando a Maria, Dio torna a sognare un'umanità più bella, più viva, ancora più capace di amare. E lo fa da innamorato, mandandole un messaggio, un angelo suo messaggero. Usa con lei parole cariche di affetto, di cortesia, con parole discrete, senza mai essere invadente, pretenzioso. Il nostro Dio è fatto così. E Maria l'ha ascoltato. Ha fatto certo le sue domande, le sue obiezioni, poi ha detto il suo sì, senza riserve. Così come un'innamorata si abbandona all'amato. Ecco, di tutto questo non possiamo che ringraziare Maria. Che sia una buona festa per tutti.